È il 1900 quando Arthur Evans, archeologo britannico, si trasferisce sull'isola di Creta per dare avvio a delle campagne di scavo. In pochi anni porta alla luce i resti di quella che chiamerà civiltà minoica, forse la più antica della Grecia, una civiltà fatta di immensi palazzi dai quali riemergono preziosi tesori. Arthur Evans, che era un ricco gentiluomo dell'Oxfordshire, riuscì ad acquistare i terreni cretesi dove era stato individuato il sito di Cnosso e a iniziare lo scavo del palazzo. Evans non solo ha portato alla luce le rovine del palazzo di Cnosso, il centro cretese più importante di tutta l'età del bronzo. Infatti, egli è stato anche in grado di creare e di imporre su scala mondiale una visione della civiltà che egli stesso ha denominato minoica da Minosse, il mitico sovrano di Creta menzionato dagli storici della Grecia antica. Proprio per questo Evans promosse i restauri, ancora oggi visibili, del palazzo di Cnosso e scrisse The Palace of Minos, un'opera monumentale in 5 volumi, apparsa tra il 1921 e il 1935. Ad essi egli affidò la sua ricostruzione della civiltà minoica, una ricostruzione che, va precisato, è molto influenzata dall'organizzazione dell'impero britannico della fine dell'Ottocento. Ba-da-ba-da.